cartella denominata Eccellenza in Digitale, questo sito fatto in WordPress. Allora, dunque, questo è il front-end, è quindi quello che vede l'utente. Voi, se volete entrare nel back-end, quindi nella parte dietro per andare a modificarlo, dovete quindi sulla URL dell'home page, quindi l'home page in questo caso è fatta, vi ricordo che questa è una sottocartella, quindi è come è stato installato WordPress su una sottocartella, quindi in questo caso è nicolabattini.it/eccellenza in digitale. Voi lo avrete, non avrete la sottocartella, avrete il vostro sito sulla home page. Io però non è che potevo farvelo sulla mia home page, no? Vi ho fatto quindi una sottocartella. Allora, quindi questa è l'home page del sito. Per entrare dentro si aggiunge quindi all'indirizzo wp-admin. Ok. È un po' lento, ma ce la farà. È come il DOS. Questo qua ce l'abbiamo lo stesso, no? Come? Cioè noi dopo ci mandi il sito. No, qui non ci sono. Qui non ci sono. Bisogna seguire. Cioè. No, perché certe volte no, lamentate perché è poco pratica la lezione, ora è tutta pratica, quindi non ci sono Skype, quindi non mi lamentate che è teorica. Ok, questo quindi è la pagina che vi trovate per accedere. Quindi si inserisce il nome utente e si inserisce la password. Qual è la password? Ma poi, vabbè, comunque se volete vi posso fare anche degli utenti in modo che potete accedere, potete andare a vedere, insomma non è un problema. Allora, quindi il nome utente è proprio, voi date un nome all'utente, potete farne tanti anche per tutti i vostri dipendenti e quindi ognuno ha il suo utente e quindi quando va a fare delle modifiche voi vedete quella modifica è stata fatta da quell'utente a quell'ora, quindi avete proprio tutto registrato. Allora, questa quindi è la bacheca. Dunque, la prima cosa che vi trovate davanti è questa bacheca. Allora, se voi installate un sito dal niente, non avete praticamente pagine, avete soltanto, se voi potete andare a vedere, vedete qui c'è la bacheca e poi c'è articoli, media, link, pagine, commenti, aspetto, plugin, utenti, strumenti e impostazioni. Ora li vediamo. Allora, innanzitutto se andate su pagine, passate sopra con il mouse e poi tutte le pagine, voi potete vedere quindi tutte le pagine che sono state create all'interno del vostro sito. E qui c'è solo una pagina di prova che è stata creata da WordPress, questa pagina si chiama About, ma noi possiamo anche proprio toglierla perché tanto è una pagina diciamo di prova creata da WordPress. Per eliminarla cliccate qui su e la selezionate e poi andate su cestina. Ok, a questo punto vi butta la pagina sul cestino, potete andare sul cestino ed eliminarla del tutto facendo cancella definitivamente. In questo modo avete cancellato una pagina. Queste sono cose che può fare un amministratore, no? Quindi se voi date un ruolo al vostro dipendente, ovvio che non potrà andare a modificare delle pagine, a cancellare delle pagine. Allora, quindi ecco una cosa che dovete fare subito. Una volta installato WordPress, ricordatevi di andare su impostazioni e poi lettura, perché il sito viene immediatamente indicizzato da Google, ok? Cosa succede? Che se voi fate dei pastrocchi, insomma, fate delle pagine di prova, prova 1, prova 2, prova 3, cosa succede? Che Google tutte queste pagine se le indicizza, quindi magari in genere magari voi fate di tutto affinché siate visibili sulle vostre parole chiave importanti e poi magari Google vi indicizza una pagina di prova che a voi non vi interessa. Quindi quando lavorate su WordPress all'inizio e il sito non è ancora del tutto pronto, come in questo caso, dovete inserire il noindex, cioè praticamente fare in modo che Google non vi indicizzi.
Per inserire questo noindex basta che quindi andate su impostazioni e poi lettura, dove c'è scritto visibilità ai motori di ricerca, mettete questo flag, quindi scoraggia, io l'ho già messo, perché se no me lo l'ho fatto qualche giorno fa, quindi se no me lo indicizzava sotto il mio sito internet, quindi io non voglio che questo sia indicizzato da Google, insomma. E quindi fate scoraggia ai motori di ricerca ad effettuare l'indicizzazione di questo sito. Questo non è altro che il noindex. Quindi Google non vi indicizza questo sito. Fin tanto che voi mantenete questa... Cioè, oddio, non è detto, perché comunque cosa c'è scritto? È compito dei motori di ricerca onorare o meno questa richiesta. Quindi Google potrebbe comunque lo vede, Google lo vede comunque, però se voi ci mettete il noindex, in genere non lo indicizza. Però poi quello che fa, non è che è un ordine, fa esattamente quello che gli diciamo noi. Noi gli consigliamo di non indicizzarlo, e in genere non lo fa. Ok, poi abbiamo messo il noindex, quindi adesso si va nella scelta del tema impostazioni personalizza. Ecco, la prima cosa, si deve scegliere una struttura. Su WordPress ci sono tantissimi temi, i temi sono delle strutture del sito web che voi potete andare poi a modificare, e quindi vi semplificano la... vi cambiano, diciamo, gli aspetti visuali del sito e vi semplificano la vita. Se voi andate su aspetto e poi temi, quindi avete una raccolta di temi che sono tutti temi gratuiti. Quindi la raccolta di temi che trovate in questo... all'interno di WordPress sono dei temi gratuiti. Ora, se voi avete un vostro, se voi volete fare un blog e magari parlare di cose un po' delle vostre, non so, parlate delle vostre avventure, delle ricette, potete anche utilizzare questi temi gratuiti. Però per un sito internet aziendale vi consiglio di non utilizzare temi gratuiti, ma di comprare dei temi a pagamento che vi consentono comunque di avere molte più funzionalità. E i temi a pagamento hanno comunque un costo, diciamo, in genere massimo si può arrivare a $100, ma in genere sono anche di meno di $50, no? Quindi comunque sono dei costi irrisori alla fine per quello che vi permette di fare. Ora, noi non prendiamo un tema a pagamento, lo vediamo dopo, quando vi parlerò, invece dopo entreremo in un sito che è già fatto, vi parlerò dell'e-commerce, come gestire l'e-commerce, quindi dopo sarà un tema, praticamente entreremo su un tema a pagamento. Però adesso siamo ai primi passi, quindi sfruttiamo un tema gratuito, perché comunque la creazione, la modifica delle pagine è uguale sia per i temi a pagamento che gratuiti. Ricordatevi, la differenza è che nei temi gratuiti avete molte meno potenzialità, avete meno funzioni, però comunque il pannello è lo stesso. In genere i temi a pagamento vi aggiungono altre voci alla barra laterale, e quindi delle voci, diciamo, di approfondimento e di gestione del tema stesso. Quindi ad esempio il logo lo caricate all'interno del tema, quindi è il tema che vi dice dove caricare il logo, oppure la parte bassa del sito che si chiama footer, quindi lo gestite direttamente, tutte queste impostazioni le gestite dal tema. Invece in questo caso è più limitato, insomma. Però vedete, qui ce ne sono tantissimi di temi. Se voi andate su aggiungi nuovo, vedete che ci sono, potete fare un filtro, potete cercare tra i più popolari, ce ne sono veramente tanti. Scegliamo uno tra i più, diciamo, categorizzati. Semplici, sono categorizzati, sì, però comunque ve li potete vedere. Comunque io in genere non è che ci faccio molto affidamento su questi temi gratuiti, perché comunque, vi ripeto, hanno meno funzionalità, però per adesso, per capire come funziona WordPress, va benissimo. Allora, noi scegliamo questo, che si chiama 2013. Praticamente per attivarlo basta, ora io l'ho già attivato questo qui, però se volevate per esempio questo di destra, basta che facciate attiva qui. Quindi potete vedere un'anteprima o fare attiva. Io in questo caso l'ho già attivato questo. Ecco, entriamo
nella personalizzazione del tema. Quindi la prima cosa che si fa, si personalizza il tema. Allora, scusami, non ci sono delle anteprime per sì, vedere sì. Questi temi? Ci sono delle anteprime. In realtà no, si può fare anteprima, però si vede poco, cioè nel senso fa vedere solamente un po' della grafica, però non essendoci poi le pagine dentro, vi fa vedere solamente la parte iniziale e finale. Però per esempio questo che hai scelto è scuro, no? Con la scritta bianca. Ma le scritte poi comunque si può tutto cambiare. Ah, insomma. Ok. Sì, diciamo che è, sì, è personalizzabile. Ora, io ho scelto questo qui, che come vedete ha questo... Cioè, la caratteristica di questo tema è che il vostro nome sta proprio sopra questa immagine di sfondo. Quindi voi dovrete andare a sostituire questa immagine di sfondo con quello che vi interessa a voi. Ok? Le funzionalità non sono moltissime, però vediamo quindi qui all'interno cosa possiamo fare. Allora, innanzitutto dobbiamo dare un titolo del sito. Quindi qui c'è scritto il mio blog e sotto è una cosa che vi mette proprio WordPress all'inizio. Quindi, anziché... Ecco, non vi ho detto su cosa facciamo il sito. Il sito lo facciamo sulla stessa base di questo. Lo facciamo sul faro della Garfagnana. Allora, io cosa farò adesso? Quindi prenderò quello che c'è su questo sito e lo metterò di là. Ovviamente non si fa, no? Cioè, nel senso, è il contenuto duplicato, però cioè, da qualche parte devo prendere le informazioni. Quindi non fate caso che io farò copia e incolla, cioè, è semplicemente perché mi serviva qualcosa su cui fare, insomma, no? Ecco, noi praticamente cercheremo di prenderemo le informazioni che sono contenute su questo sito qua, sul faro della Garfagnana. Allora, quindi il titolo del sito è Farro della Garfagnana. Ok? E sotto potete, se volete, mettere anche un sottotitolo, sì, motto, che sarebbe un sottotitolo. Indicazione, mettiamoci questa cosa qui, indicazione geografica protetta, IGP. Può scegliere anche tutti gli stili, eccetera, i caratteri. Qui no. Però nei temi, quelli con più funzionalità, sì. La seconda scritta, il sottotitolo, non si vede molto bene. Come? No, diciamo che si può intervenire a livello di CSS, ma ora qui non entriamo poi troppo nello specifico, perché l'obiettivo è quello di farvi capire come si creano delle pagine, come si creano degli articoli, come si gestiscono. Poi, queste sono cose che in genere vi fa lo sviluppatore, ok? Io non è che posso adesso insegnarvi a far tutto, insomma. Ok. Allora, quindi abbiamo messo il nome e abbiamo fatto il titolo. Possiamo scegliere il colore, però prima di tutto io andrei a sostituire praticamente questa immagine di sfondo e ci andrei a mettere questa qui del farro, va bene? Allora, ora, siccome questa qui ha delle dimensioni diverse da questa, che vedete qui vi dice anche come dovrebbe essere, le dimensioni suggerite sono 1600x230, le dimensioni delle immagini suggerite. Qui l'immagine è diversa, insomma, ha delle dimensioni diverse. Io quindi me la sono, diciamo, già preparata delle dimensioni che ci chiedeva. Quindi si fa clic su aggiungi nuova immagine e poi si può andare quindi a caricare l'immagine dal nostro computer. Quindi andiamo su carica file, selezionare i file e andiamo proprio dove ce l'abbiamo noi nel nostro computer, l'andiamo a scegliere, così come se facessimo un caricamento normale anche sui social, sì. No? Quindi io vado sul desktop, eccolo qui, ok, e ho preso, eccolo qua. Quindi inserisco, vado avanti, salta ritaglio. Eccola, quindi me l'ha sostituita. A questo punto
Esatto, a questo punto bisognerebbe impostare un colore diverso, no? Però anche se metto il bianco si legge lo stesso male, eh? Vi faccio vedere. Il rosso è un ottimista. Beh, meglio comunque. Però allora ho pensato anche a un'altra cosa. Siccome ho scurito l'immagine, quindi anziché questa ne aggiungo un'altra. Più chiara o più scura? Ne ho fatta una più scura, vediamo questa che effetto fa. Ecco, si vede un po' meglio, va bene? Quindi ho oscurito l'immagine di sfondo. I dati accanto all'immagine ce li inserisci? Quando hai fatto carica immagine? Sì, vanno inseriti quelli, infatti. Quelli adesso li vediamo subito. Allora, ok, quindi abbiamo visto, poi possiamo, sempre nella scheda personalizza, possiamo andare a scegliere la pagina iniziale statica, che sarebbe l'home page, ok? Ora qui ancora non c'è nessuna pagina che abbiamo creato, quindi dobbiamo prima creare una pagina. Quindi qui faccio salva e pubblica e vado, quindi chiudo e vado in pagine e faccio aggiungi nuovo. Ok? Allora, qui posso creare l'home page, quindi posso scrivere proprio direttamente home, ok? Allora, per l'home page io vorrei quindi questo testo qui e ci vorrei accanto anche questa immagine di questa spiga, ok? Allora, cosa faccio? Innanzitutto prendo questo testo, lo copio e lo incollo. Vedete che qui è come se fosse un editor, è un editor visuale, è un po' quasi come se fosse su Word, no? Non è che ci sono tutte le funzionalità, però vedete, potete mettere il grassetto, il corsivo, l'elenco puntato, la linea a sinistra, a destra. Quindi qui potete scrivere esattamente, diciamo, potete dargli anche degli stili, quindi è qua che si possono assegnare degli stili. Ecco, se voi andate qui e mettete titolo 1, questo sarebbe l'H1. Vi ricordate l'H1? Sì. Ecco, quindi se mettete titolo 1, WordPress associa questo testo all'H1. E quindi è molto importante dal punto di vista degli aspetti SEO, no? E quindi potrebbe anche andare bene come H1, visto che comunque l'aspetto che poi ovviamente sarebbe meglio fare un testo più lungo e un pochino più dettagliato riguardo anche il fare della Garfagnana, però per il momento possiamo lasciare questo. Quindi qui vi trovate di fronte un editor, potete modificare i vostri testi, potete mettere ad esempio il grassetto potete modificare il testo un po' come volete. Quindi siete nella parte visuale, qui, vedete visuale. Se invece volete lavorare, qua c'è scritto visuale, se invece volete lavorare dal punto di vista del codice HTML, se lo sapete usare, potete andare sul testo e quindi vi appare, vedete qui c'è l'H1, quindi questo è il codice HTML, quindi potete andare a creare anche degli oggetti un pochino più complessi inserendo il codice HTML. Allora, adesso inseriamo quindi il qua sotto, qui accanto all'inizio del testo, vogliamo inserire l'immagine, quella della spiga. Questa qua. Quindi io l'avevo già salvata sul computer. E quindi possiamo fare direttamente da qui, c'è un pulsantino aggiungi media. Quindi queste sono tutte cose che voi potete fare nelle vostre pagine web. Quindi se avete il vostro sito realizzato in WordPress e volete magari cambiare l'immagine o aggiungerne una, è sufficiente che voi andate all'interno della pagina e fate clic su aggiungi media. Ok? Quindi cliccate e ci trovate quindi nella libreria media, voi trovate
tutte le immagini che avevate già caricato in precedenza. Quindi vedete, ci trovate questa del faro che avevo caricato prima. Voi però ora volete caricarne una nuova, quella della spiga, no? Quindi andate su carica file e selezionate il file, quindi la spiga. Ecco, quando voi andate a caricare un'immagine, potete farlo anche successivamente, diciamo, ora lo vediamo per le altre due, però quando andate a caricare un'immagine, qui a destra vi viene riportato il titolo, la didascalia, se volete inserire una didascalia, e poi vi ricordate quando vi dicevo del testo alt, quello che serve a Google per indicizzare le immagini? Ecco, è proprio qui, voi potete scrivere qui qualcosa riguardante spiga di farro della Garfagnana, e quindi potete praticamente nel testo alt inserite una descrizione dell'immagine in modo che sia poi letta da Google, quindi serve per l'indicizzazione delle immagini su Google. La didascalia dell'immagine. Come? La didascalia. No, la didascalia è qua sotto. La didascalia la legge l'utente. Il testo alt lo legge invece solamente Google. Poi potete dargli un allineamento. In questo caso io vi voglio dare l'allineamento a sinistra del testo e poi voglio che non sia cliccabile, ad esempio. Voi potete impostare, ad esempio, il link, vedete? Voi potete mettere che cliccando sull'immagine vi apra un'altra pagina, ad esempio. Quindi potete fare link a URL personalizzata e ci mettete l'URL. Va bene? Se invece non volete mettere... volete che non sia cliccabile l'immagine, fate nessuna. E poi fate inserisci nella pagina. Ecco, vedete che l'ha inserita già lì a sinistra del testo? Allora, adesso la pubblichiamo questa pagina. Facciamo pubblica. E poi, una volta pubblicata, vi viene scritto pagina pubblicata. Se cliccate su visualizza la pagina, potete vedere come è avvenuta. Quindi, qui vedete c'è scritto home, perché è il titolo della pagina. Questa è una cosa che, per esempio, in un tema gratuito come questo non è possibile modificarlo. Fosse stato un altro tipo di tema, io qui avrei potuto togliere, ad esempio, questa cosa. Però, a questo punto... No, possiamo modificare. No, certo possiamo modificare. A questo punto mi verrebbe in mente, quindi, di togliere, anziché mettere home, come home page, di mettere proprio faro della Garfagnana. Ok? Quindi, torniamo. Se voi siete qui potete fare direttamente modifica pagina. Vedete, quando siete loggati dentro WordPress non, vedete un sito con in alto una piccola barra, una barra nera, e quindi la vedete solo voi perché siete entrati dentro WordPress, okay? Gli utenti non la vedono questa cosa, quindi voi potete essere su qualsiasi pagina, fate modifica pagina e entrate dentro, okay? Quindi a questo punto togliamo questo titolo e lo mettiamo come nome della pagina, va bene? Faccio aggiorna, a questo punto non c'è più pubblica, ma c'è aggiorna, perché l'avevo già pubblicata. E di nuovo vado a vedermela. Ecco, l'ha messa un po' così, però... a regola bisognerebbe tagliarla qui, però comunque ci accontentiamo, insomma. Ecco, vedete che sotto di default WordPress mette il fatto della pubblicazione dei commenti, cioè gli utenti potrebbero pubblicare dei commenti qui, ok? Siccome questi non sono degli articoli, sì, però siccome questi non sono degli articoli, no? Sono delle pagine, quindi voi dovete toglierlo. Cioè, in genere i commenti non avvengono nelle pagine. Quindi andate di qua e vedete
Ecco, vi faccio vedere, se non lo trovate, in genere succede questo, vi faccio vedere quello che succede. In genere voi non avete in questa pagina la possibilità di togliere i commenti. Dovete andare qua su in alto dove c'è scritto impostazioni schermata e abilitare praticamente questa voce, discussione e commenti. Perché altrimenti in pratica sono delle funzionalità aggiuntive che nella pagina non vedevate, dovete abilitarla, insomma. Chiudete queste impostazioni schermate e quindi qua sotto trovate le informazioni relative ai commenti. Quindi basta che togliate, vedete, questi due, permetti commenti e questo sotto. Quindi li togliete entrambi, fate aggiorna, andiamo a rivedere la pagina. Vedete, non ci sono più i commenti sotto. Va bene? Bravo. Ok. Allora, poi, vediamo la scaletta. Allora, widget nel footer. Ok. Allora, il footer è questo, quello che sta in fondo. Ecco, vedete un'altra cosa che non potete modificare? Qui in fondo c'è scritto orgogliosamente motorizzato, che tra l'altro è una traduzione proprio dall'inglese, motorizzato da WordPress. Questo, siccome è un tema gratuito, ve lo trovate scritto questo. Quindi, ok? Se voi volete togliere questo tipo di informazioni, dovete acquistare dei temi. Il footer è tutta questa zona nera che sta in fondo. Il footer è comune a tutte le pagine. Quindi tutte le pagine hanno un header, che è la testata, e un footer, che è il piede di pagina. La testata, nel nostro caso, è quella, lo sfondo del farro, mentre il footer è questo, in nero. Allora, nel footer ci sono degli elementi. Tutti questi elementi prendono il nome di widget. Come si fanno a modificare questi elementi? Quindi si va su aspetto. Prima abbiamo visto, vi ricordate, nella scheda aspetto abbiamo visto i temi, abbiamo visto la personalizza, e ora andiamo a widget. Quindi, in aspetto widget, voi avete, vedete, area principale dei widget. Quindi, qua all'interno ci sono tutti questi elementi. Per esempio, io ve lo riapro qui così lo vedete, c'è il pulsantino ricerca, ed è qui, lo trovate qui, vedete, cerca, c'è una corrispondenza, no? Poi ci sono gli articoli recenti, che ce n'è solo uno in questo caso, e lo trovate qui, è il widget articoli recenti. Poi c'è commenti, archivi, categorie e meta. Queste cose potete benissimo toglierle. Per toglierle cliccate su questa, sulla tendina qui, e fate cancella. Quindi in questo modo li cancellate tutti, perché sono quelli che mette WordPress di default. E a quel punto siete voi che poi decidete cosa metterci. Allora, il numero di telefono, i contatti, no? Ecco, allora cliccate su testo. Sì, potete anche fare così, prendere, vedete qui ci sono tutti i widget disponibili, no? Ovvio, la stessa cosa, se avete un tema a pagamento troverete altri widget, che sono delle estensioni, però questi sono quelli standard di WordPress. Quindi testo, vedete, lo prendete, lo trascinate e lo mettete qua dentro, nell'area principale. E potete dare un titolo, tipo contatti, e poi qui ci mettete i contatti, va bene? Numero di telefono, eccetera, quindi lo scrivete qua. Fate salva. Una volta che avete fatto salva, andiamo a vedere, quindi io aggiorno di nuovo la pagina. Vedete? Sono spariti tutti i widget e è restato solamente questo dei contatti che ho messo io. Potreste mettere, ad esempio, una cosa che potete fare, il link ai social network, qui. Un'altra cosa. Allora, dovete impostare, innanzitutto dovete prima crearli questi link, quindi andate dove c'è scritto link, tutti i link, vediamo quelli che ci sono, non c'è nessuno, ok? Fate aggiungi nuovo, se vado troppo veloce ditemelo. No, no.
aggiungi nuovo, ok, mettiamo il link di Facebook, quindi gli do un nome, Facebook, sarà facebook.com/farro, non lo so, ci mettete l'indirizzo della vostra home page di Facebook e poi potete inserire un'immagine. Qui dovete inserirci l'indirizzo dell'immagine, ok? Quindi bisogna fare un passo indietro, bisogna andare prima a inserire, a caricare l'immagine all'interno di WordPress. Intanto questo lo salvo, faccio aggiungi link, senza immagine praticamente. Ora, vedete, se vado su tutti i link, quindi mi trovo Facebook, però non ho ancora messo l'immagine. A quel punto, quindi io vado su media e poi aggiungi nuovo, quindi devo aggiungere un'immagine. Di nuovo, come prima, vedete, selezionare file, seleziono e prendo l'icona di Facebook. Una volta che l'ho caricato, se cliccate su modifica, vedete qui ha aggiunto Facebook, cliccate su modifica, entrate praticamente nella pagina relativa all'immagine e qui sulla destra vedete l'URL, tutto questo perché voi avete bisogno dell'indirizzo dell'immagine, sapete che tutto quello che è sul web ha un indirizzo, anche le immagini hanno un loro indirizzo, quindi voi andate su URL del file, ci cliccate e lo evidenziate e lo copiate, quindi copiate l'indirizzo dell'URL, va bene? Ora andate su link di nuovo dove eravate prima, entrate quindi in quella di Facebook, quindi ci cliccate sopra per modificarlo e andate in fondo dove c'era scritto indirizzo immagine e incollate l'indirizzo. Ora faccio aggiorna link e io ho creato il link, ecco, però si potrebbe fare anche un'altra cosa, per esempio, siccome ci possono essere più di potete avere tanti link, potete creare delle categorie di link, quindi andate su categorie e inserite per esempio social, perché questi fate dei link relativi ai social network, quindi aggiungere una nuova categoria di link. Ecco, questa era quella che aveva messo di WordPress. Ok, avete creato quindi la categoria social. A questo punto, dentro Facebook, gli assegnate come categoria, anziché questa blog role che aveva fatto, mettete social, va bene? Quindi dentro il link gli date come categoria social, va bene? E fate aggiorna link. Ora torniamo nei widget. All'interno dei widget avete link, ok, prendete, trascinate e lo mettete qua, selezionate la categoria social, vedete ci trovate le categorie che avete fatto voi, social, mostra immagine, mostra nome link se volete anche il nome e fate salva, però il nome possiamo anche toglierlo, no? Tanto c'è l'icona di Facebook. L'avevo trascinato fino a? Dentro area principale del widget, quindi mettiamo solo l'immagine, va bene? Fate salva, quindi andiamo a rifare qui, riaggiornare la pagina, ecco vedete che ha messo come social, ci ha messo l'icona di Facebook. Se io ci clicco, entro in una pagina che non esiste perché non l'ho linkata bene, però comunque voi ci mettete la vostra home page di Facebook e ci entrate, va bene? E così via, ne potete fare, in genere se ne possono fare 4 colonne, vedete, una colonna, 2, 3, 4 di widget. Ci potete mettere la vostra mappa, di dove vi trovate, qui in genere nella parte bassa ci trovate tante cose che sono comuni a tutte le pagine. Ora, quindi, gestione delle, abbiamo visto come si crea la home page, come si aggiunge l'immagine e il testo, gestione della libreria media l'abbiamo visto,
creazione della pagina faro, l'abbiamo fatto, gestione del menu di navigazione. Ecco, però creiamo a questo punto una seconda pagina, per esempio vedete qui c'è un'altra pagina, no? Prendiamo tecniche di coltivazione, quindi creiamo la pagina tecniche di coltivazione, va bene? Allora, andiamo su, di nuovo, vi ricordate, pagine, aggiungi nuovo e fate, quindi, tecniche, vi date come nome della pagina, tecniche di coltivazione. Io riprendo il testo, lo copio e lo incollo qua. Tolgo i commenti, di nuovo, e faccio pubblica. Una volta fatto, io devo, andiamo a vedere cosa è successo. Ecco, vedete, mi ha aggiunto automaticamente al menu la pagina tecniche di coltivazione. Però vediamo come si fa a gestire il menu, perché questo l'ha fatto in automatico, però non sempre potrebbe farlo. Andate, quindi siamo alla quarta voce di aspetto. Siamo su temi, abbiamo visto temi, personalizza, widget, ora siamo a menu. Quindi andate su menu e vedete, questo è il menu 1. Potete addirittura creare un nuovo menu. In questo caso il menu è menu 1. Vedete che trovate la... in questo caso la home page, qui possiamo toglierla. Quindi trovate faro della Garfagnana e tecniche di coltivazione. Potete dargli un altro nome, un'altra etichetta, quindi se vedete un nome del, per esempio, se qui faro della Garfagnana è troppo lungo, per dire, io il nome della pagina è faro della Garfagnana, però per esempio vorrei nel menu metterlo più corto, perché magari è troppo lungo. Quindi possiamo cambiare semplicemente l'etichetta del menu e quindi mettere semplicemente farro. Ok? Come seconda pagina c'è tecniche di coltivazione. Quando voi avete più di una pagina qua dentro, potete proprio cliccate sulle pagine e fate aggiungi al menu e vedete che ve le aggiunge qua sotto. Quindi se non ve lo fa in automatico, qui a sinistra trovate tutte le vostre pagine che avete, ci cliccate, fate aggiungi al menu e ve le aggiunge qua al menu. Ok? Queste sono cose che comunque in genere vi fa già chi vi ha realizzato il sito, quindi in genere voi il menu lo trovate già pronto, però se volete modificare un'etichetta, se volete aggiungere una pagina nuova, è semplice, andate sul menu, trovate tutte le vostre pagine, le aggiungete e poi potete scegliere l'ordine. Ora questa la chiamo, vedete, prendo, la trascino, semplicemente la sposto dentro sopra, quindi è molto semplice, è proprio visuale la cosa, prendo e trascino, va bene? E se volete eliminarla, io ci avevo aggiunto questa che è un doppione, sempre qui dal menu a tendina, fate rimuovi e poi creazione menu. Ok, andiamo a vedere. Ci siete un po'? Ok. Quante pagine si possono caricare? Ma non c'è un limite. No. Perché non bisogna dare tutte sulla page. Ah, nel menu? Sì. Ma nel menu poi quando ce ne ha tante? Ah, una cosa infatti che non vi ho detto. Dovreste fare, è possibile fare, però vabbè, ve lo dico dopo. Si possono fare anche dei sotto menu. Quindi prendete una, basta che prendete una pagina. E se volete che tecniche di coltivazione, intanto voglio vedere, allora aspettate, ah ecco, dovete, non avevo fatto questa cosa, andate su gestione posizioni, questo è il menu 1, no? Si chiama menu 1, dovete andare su gestione posizioni e selezionare il menu che avete voi creato, salvate le modifiche, ecco perché non me lo metteva, e quindi a questo punto vedete, ecco l'ha fatto, farro e tecniche di coltivazione. Se voi volete che tecniche di coltivazione sia una sottopagina di farro, basta che prendete questa e la spostate leggermente verso destra. Questo è diventato un sottoelemento. Se voi fate salva, guardate cosa succede ora qui.
Vedete, quando ci passo sopra con il mouse mi appare tecniche di coltivazione sotto. Quindi ho creato un menu di secondo livello. Il menu di primo livello è questo che sta nella barra quassù. Quando ci passo sopra, questo è il menu di secondo livello. Ok? Ora io la rimetto esattamente. Quindi è proprio un attimo a farlo, no? Allora, poi in ogni pagina ci sono ogni pagina, oltre ad avere il testo della pagina, c'è la possibilità di inserire una sidebar, che sarebbe una barra laterale. Quindi, come vi trovate in tanti siti, trovate delle barre laterali, che anche quelle sono comuni a più pagine. Anche qui, quindi la barra laterale, qui la trovate sempre in widget, quindi footer e sidebar sono praticamente all'interno dei widget. Il footer, poi vedete qui, lo chiama area principale dei widget, è il footer. Quindi il footer viene chiamato area principale dei widget. L'area secondaria dei widget è la sidebar. Quindi inseriamo, ad esempio, articoli recenti, che ancora non li abbiamo creati, però inseriamo articoli recenti nell'area secondaria dei widget. E quindi scriviamo qui, siccome gli articoli sono le ricette, nel file, nel sito qua, ci sono tante, tante ricette qua. Quindi noi vogliamo fare, l'obiettivo era quello di fare degli articoli, ognuno per ogni ricetta. A quel punto mettete come titolo ricette, fate salva. Ecco, vediamo cosa succede quindi all'interno di una pagina. Ecco, vedete? La pagina, in tutte le pagine del sito abbiamo messo accanto un widget che si chiama ricette con gli articoli recenti. Ora ce n'è solo uno che si chiama Hello World, quello che ha fatto WordPress, però se no vi trovate tutti i vostri articoli. E qui dentro potete inserire anche altri widget. Quindi capite che se voi avete bisogno di qualcosa in più, lo gestite tramite questi widget. Quindi widget nel footer e nella sidebar. Ritorna. Qui i widget che hai detto che ci sono invece nelle cose a pagamento, cosa possono essere? Possono essere un modulo di prenotazione, quindi per esempio un modulo di una richiesta preventivo, oppure dei social, ci sono i widget per Facebook, widget Pinterest, no? Quindi nella sidebar tante volte li trovate, aggiungi a Facebook, metti il like sulla pagina, oppure gli ultimi post sulla pagina, sono dei widget che stanno qui lateralmente. Scusami, quella lentina di sopra è il cerca. Non ci devo fare niente. No, è il tema, questa è una cosa che fa il tema. Il tema, il modulo di ricerca lo mette con questa lente di ingrandimento. Quindi uno ci clicca e cerca velocizzare la ricerca nel sito. La ricerca nel sito, sì, a parte che poi è un sito così, cioè in genere non è che gli utenti. Di solito la ricerca serve in un e-commerce, però in un sito con poche pagine non nessuno ha mai. No, è che in questi qui gratuiti no. Ma allora nel caso uno si trovi ad utilizzarla lì come. Funziona. La ricerca? Sì. No, funziona. No, cioè, da sé, è automatico. Cioè, sì, cioè uno scrive farro e gli appariranno le pagine del farro. Allora, poi vediamo, seguo un po' la scaletta. Oppure ricette, no? Sì, anche. Allora, abbiamo visto, gestione del menu di navigazione l'abbiamo visto, gestione della sidebar l'abbiamo visto, l'eventuale creazione delle sottopagine del farro con un menu di secondo livello, abbiamo visto, no? Il menu di secondo livello. Ecco, creiamo a questo punto una pagina blog con le ricette. Allora, la pagina blog è una pagina che racchiude tutti gli articoli, quindi non bisogna farla la pagina blog. Facciamo gli articoli. Iniziamo quindi, andate su tutti gli articoli. Quindi qui abbiamo visto le pagine, ora facciamo gli articoli. Togliete questo, che è quello fatto da WordPress, lo cestinate e incominciate a creare un nuovo articolo voi. Va bene? Creiamo l'articolo relativo, per esempio, andiamo sul dolce biscotti e facciamo i biscotti di farro. Va bene? Quindi, di nuovo, io prendo il testo e lo inserisco all'interno dell'articolo. Poi
il titolo dell'articolo sarà Biscotti di Farro. Voglio aggiungere un'immagine, ma non dentro la pagina, la voglio aggiungere proprio come avete presente gli articoli, prima di entrare in un articolo vi trovate un'immagine in evidenza. Ecco, all'interno vedete che è cambiato rispetto alla pagina qui, la bacchetta, vi trovate la possibilità di inserire una categoria, a quel punto io creo una nuova categoria e la chiamo, siccome ce ne sono tante ricette, la chiamo dolci e biscotti, mi torna, perché ci saranno tante ricette dentro dolci e biscotti e poi ci saranno altre ricette relative agli antipasti, quindi categorizzo come in un blog, quindi dolci e biscotti, aggiungo la nuova categoria e vedete che mi si è selezionata, quindi questo articolo entrerà dentro dolci e biscotti. Posso impostare l'immagine in evidenza, quindi quello che vi dicevo prima, questa immagine qua. A questo punto io non l'avevo ancora salvata, la salvo, la metto sul desktop, ci scrivo biscotti come titolo di Farro, salvo e inserisco quindi l'immagine in evidenza, la carico. A questo punto pubblico, quindi vediamo questo articolo. Ecco, è stato fatto praticamente così, quindi trovate l'immagine in alto e vedete qui mi si è aggiunta automaticamente, ricordate qua c'era il widget degli articoli, mi si è aggiunta automaticamente gli scotti di Farro, quindi ogni volta che voi create un nuovo articolo si aggiorna il widget. Quindi vedete la categoria dolci e biscotti, vedete quando è stata scritta e poi il testo che avete messo e poi c'è la possibilità di commentare qui, perché è un articolo, potete comunque anche toglierlo se volete. Ora dobbiamo creare la pagina relativa alle ricette, che le contiene tutte, perché vedete qua c'è Farro, tecnica di coltivazione, però come ci accedo a tutte le ricette? Quindi faccio una nuova pagina, quindi vado su pagine, aggiungi nuovo e scrivo ricette. Quindi pubblico. A questo punto devo dire a WordPress che questa pagina ricette è la pagina del blog. Come faccio? Vado su aspetto personalizza, no, non è qui, mi sono sbagliato. Avevo già scritto. Allora, ora non mi ricordo più dov'è. Allora, è uno di questi in impostazioni. Eccolo. In impostazioni lettura, allora, mettete come pagina iniziale, non l'avevamo fatto prima, dobbiamo scegliere come pagina iniziale la nostra home page e poi come pagina degli articoli quella delle ricette, ritorna. Quindi mettete come pagina iniziale non gli ultimi articoli, ma mettete, selezionate Farro della Verfagnana, altrimenti nell'home page vi vengono tutte le ricette, tutti gli articoli. Siccome ricordatevi che WordPress nasce come blog, quindi come home page all'inizio mettete tutti gli articoli. Siete voi che dovete dire no, voglio una pagina statica. Quindi mettiamo come pagina iniziale il Farro della Verfagnana, come pagina articoli le ricette. Faccio salva le modifiche. Andiamo a vedere intanto il menu, se è cambiato, andiamo a dargli un occhio. Ecco, vedete che nel menu manca la pagina delle ricette, non si è aggiunta automaticamente. Quindi c'è il Farro, tecniche di coltivazione, io ci devo aggiungere ricette, che l'ho creata ora. Quindi clicco su ricette e faccio aggiungi al menu. Questa la vogliamo di primo livello o di secondo? Sempre di primo, no? Deve stare accanto a Farro, tecniche di coltivazione e poi ricette, giusto? Non voglio un sottolivello.
sarà più scorto il sottolivello. Sì, dentro possiamo creare delle sottocategorie. Quindi salvo il menu, a questo punto andiamo a vedere proprio la nostra home page. È una cosa che quando voi siete qua potete direttamente da qui fare visualizza sito, entrate nel front end, quindi visualizzate il sito. Io di solito apro una nuova scheda in modo che quella esistente mi rimanga presente, quindi faccio apri una nuova scheda. Ecco, vedete? Abbiamo farro, tecniche di coltivazione e poi ricette. Andiamo a vedere in ricette che succede e io ci trovo questa. Ovviamente, sì, trovo biscotti di farro, però qui ne trovo solo una. Se io ne facessi più di una, avrei l'elenco con solamente come anteprima la foto e poi la possibilità di entrare direttamente. Ma scusami, se torni su tecniche di coltivazione, sì. Comunque c'è sempre ricette di farro, non scompare mai. No, perché questo è il widget, quello è comune a tutte le pagine. Io ho messo come, però potrei mettere altre cose, potrei mettere Facebook. Sì. In base alla pagina. E si fa sempre, ricordatevi, area principale è il footer, area secondaria è la sidebar. Quindi dentro io ci metto i widget. Ok? Questi sono per il footer, quello che sta in basso, e questo qua invece sono per la parte laterale delle pagine. In genere è così. Poi, se avete dei temi più complessi, possono cambiare i nomi, anziché magari l'area principale del widget ve la chiamano in un altro modo. Però poi lo verificate. La sidebar si può anche eliminare volendo. Come? Si può non mettere la sidebar. Sì, si può non mettere, esatto. Scusa. Sì. Ma i vari temi sono standardizzati, nel senso. Costruisco questo tempo, passo ad altro, sì. Nel dolore mi trovo le cose più o meno uniformità. Su questi temi gratuiti in genere funziona, perché è tutto standardizzato praticamente. Sui temi gratuiti quando si passa da uno all'altro, perché è proprio standard, quindi sì. WordPress mi permette di fare quelle cose lì e basta. Però su quelli a pagamento assolutamente no. Ogni tema è diverso da un altro. E trovate anche delle istruzioni all'interno. Se comprate un tema ci trovate le istruzioni che vi dicono come si gestisce. Non sono delle istruzioni per creare il sito, Sono le istruzioni proprio relative a quel tema, perché lo sviluppatore l'ha fatto con la sua logica, che è tutta diversa da WordPress, e quindi siete voi che vi dà le istruzioni per capire come mettere il logo, perché ad esempio qui non abbiamo messo il logo, l'immagine della testata, l'abbiamo fatto da personalizza, però nei temi a pagamento li trovate dentro le opzioni del tema. Ora, quindi io vorrei chiudere questa parte per entrare invece in un sito che è un sito di infocommerce già strutturato, in modo da farvi vedere. A quel punto si passa alla creazione dei prodotti, la gestione dei prodotti, se vi interessa, quindi dal punto di vista di un e-commerce. Quindi questo è un pochino, vediamo se avevo scritto qualcos'altro. Sì, una cosa, il plugin SEO by Yoast, questo è importante. Come si fa ad aggiungere un plugin? Andate su plugin. Vedete, in plugin installati ci trovate quelli che vi ha messo WordPress all'inizio. Per esempio, uno è questo, il Limit Login, praticamente è un plugin che ha messo già WordPress e vi blocca il numero di tentativi. Se qualcuno cerca di entrare sul vostro sito e sbaglia il nome utente, la password, con questo plugin vi blocca dopo un po'. Quindi è un plugin, diciamo, relativo alla sicurezza. Voi potete aggiungere uno nuovo andando su aggiungi nuovo. Ecco, e vedete qua ce ne sono, potete anche come per i temi, potete cercare, ma ce ne sono un'infinità di plugin. E voi mettete SEO by Yoast e questo è uno dei principali, tra l'altro gratuito, che vi permette, fate installa adesso, vedi WordPress SEO by Yoast, il primo lì, fate installa adesso, siete davvero sicuri? Sì. Ok, quindi vi installa il plugin e poi voi dopo all'interno potete
Ora vi faccio vedere la cosa principale che, a parte tutte le impostazioni, fate attiva plugin. Ci sono un sacco di impostazioni che ora però non abbiamo tempo di vedere tutte, però quello che vi preme farvi vedere, se andate a questo punto sulle pagine, andate ad esempio a Faro della Garfagnana, il plugin ha inserito una nuova scheda, quindi vedete che si sono aggiunte delle funzionalità al vostro sito. Quindi all'interno della pagina, della modifica, vi ricordate questa è dove abbiamo creato la pagina, voi trovate una nuova scheda che si chiama WordPress SEO di Yoast. Quindi è proprio la nuova scheda che ha inserito il plugin. E quindi è molto importante che voi qui andiate a modificare, vedete il titolo, è Faro della Garfagnana, Faro della Garfagnana. A quel punto dovete fare in modo di togliere questa doppia ripetizione. E poi potete aggiungere una meta descrizione. Vi ricordate la meta description? Quella che vi dicevo, quindi titolo. Allora, nel SEO c'è meta title, meta description e H1. Sono i tag che dovete modificare voi. L'H1 l'abbiamo visto prima, dove lo ritrovate. Il meta title, meta description, li ritrovate qua dentro. Quindi, se non installate SEO by Yoast o un altro plugin SEO, non potete modificare queste informazioni. Quindi vi consiglio di verificare che comunque sul vostro sito sia installato questo plugin e poi potete andare proprio a fare la descrizione. Quindi scrivete, vedete il Faro della Garfagnana e potete vedere l'anteprima dello snippet. Lo snippet è quello dei risultati di ricerca nelle SERP. Quindi vedete l'anteprima del vostro sito, il titolo e poi quello che voi andate a scrivere qua, insomma, no? Quindi tutto quello che scrivete vi fa l'anteprima. Ma scusi, per tutte le pagine o solo per la home? No, andrebbe fatto per tutte le pagine. Questa è un'attività SEO. Allora, per l'home page sono 2 minuti e la fate. Però se voi volete migliorare tutto quello che vi dicevo, il posizionamento organico, la SEO, in parte si fa anche con questo. Quindi prima di spendere in pubblicità, prima spendete in questo, perché vi assicuro che è un lavoro grosso. Se voi avete, 5 pagine va bene, ma se ne avete tante con i prodotti eccetera diventa un lavoro comunque molto grosso. Scusami, ma sì. Questo è quello che vedono, cioè che vede l'utente, non è il effettivo della pagina? No, questo non lo vede, questo è quello che vede il motore di ricerca. L'utente, la meta description la vede, la legge Google. L'utente cos'è che legge? Legge questo qua, no? Se io scrivo Faro della Garfagnana senza andare sul sito, questo è il titolo, questo è l'URL che va bene, non si modifica, il titolo lo scegliete voi e questa è la descrizione, la meta description. Vedete che questa qui è tagliata, qui ci sono altri puntini, significa che non è stata implementata correttamente all'interno, significa che questa qui l'ha fatta Google, questa descrizione. Invece se voi, perché è importante rispettare anche rispettare i caratteri disponibili, perché se voi la fate esattamente di quei caratteri, qua appare quella che avete scritto voi. Quindi dentro il sito queste cose non si vedono perché le legge Google, però nelle SERP si legge, va bene? Quindi questa è tutta l'attività SEO di cui parlavamo, questa è una parte, però è una cosa, quando vi dicevo che una parte dell'attività SEO dovete e potete farla anche voi stessi, proprietari del sito, ecco, questa è una cosa che potete fare voi. Con il plugin è semplicissimo, serve solo tempo. E poi dovete cercare di scrivere delle frasi che non siano ripetute, quindi sempre la meta description deve essere un sunto del testo e deve essere un approfondimento del titolo, quindi dovete cercare di creare dei testi utili, insomma. Va bene? Scusa, se io ho una pagina in bilingue, non ti vedo. Ah, ok. Se io ho una pagina in bilingue. In bilingue? Sì, in italiano e in inglese. Sì. La SEO la posso fare solo in una lingua? No, assolutamente no, in tutte e due. Io quando vado in inglese. Sì. Trovo lo stesso schermato WordPress SEO. No, ma è possibile cambiarla. Bisogna vedere come hai implementato la lingua all'interno del sito. Se hai utilizzato tipo un plugin tipo WPML. Non lo so. Ok, comunque, quando
switchi e entri nella parte inglese, SEO by Yoast ti permette di modificare anche tutta la pagina, è come se fosse una nuova pagina, è una nuova pagina in un'altra lingua, e quindi puoi andare, cioè assolutamente devi farlo, quindi devi andare a fare un titolo e una descrizione diversa in inglese. Va bene, quindi qui chiudiamo e entriamo adesso, ci rimane un quarto d'ora di tempo per analizzare un altro sito. Questo sito è un infocommerce che vi farò vedere, quindi non c'è la possibilità di acquistare direttamente, però utilizza un plugin che si chiama così, stava sotto questo, è WooCommerce, è un plugin di WordPress che praticamente... Chiamarlo plugin è riduttivo perché vi inserisce all'interno di WordPress, vi trasforma WordPress in un e-commerce. A quel punto potete utilizzare WordPress per creare un e-commerce. Però senza questo plugin, cioè ce ne sono anche altri, il plugin, questo è uno dei più conosciuti. Quindi se voi vendete WordPress da solo, non potete fare un e-commerce con WordPress. Ci aggiungete un plugin e quindi potete creare un e-commerce. Va bene? Allora, andiamo quindi. Ma ci sono già i temi che hanno anche la parte e-commerce. Sì, ma si appoggiano a WooCommerce, eh? I temi in WordPress. Certo, non so se ci ha fatto caso, se lei acquista anche il tema a pagamento con l'e-commerce, automaticamente, magari lei non se ne accorge, però le installa WooCommerce. Va bene? Allora, guardiamo quindi questo sito, che ne ho preso uno ad esempio, insomma, no? Su cui io ho la possibilità di entrare nel back-end, quindi non per fare pubblicità, ma semplicemente ne devo fare uno di esempio. Allora, questo è un sito internet sviluppato interamente con WordPress, vedete anche che rispetto a un tema gratuito cambia completamente. Andiamo ad analizzarlo velocemente, avete nell'header, quindi il logo, con il menu di primo livello. Qui, dove dovrebbe starci il carrello al posto dell'e-commerce, è stato sostituito con invece tutti i pulsantini relativi ai social. Trovate un menu di secondario, questo è il menu principale, e il menu secondario qua su in alto, dove trovate un link rapido a dove siamo, partner, e iscriviti alla newsletter. Quindi direttamente da qui, ricordatevi che questo è comune a tutte le pagine, direttamente da qui posso iscrivermi alla newsletter. Se ci clicco mi appare un pop-up e vedete l'iscrizione alla newsletter vi offre un benefit, un 10% di sconto sul prossimo ordine. Quindi per incentivare ad iscrivere alla newsletter offriamo qualcosa. E in questo caso qui è stato già implementato MailChimp, che MailChimp serve per gestire le newsletter, quindi una volta che l'utente si iscrive qua viene automaticamente aggiunto alla lista di MailChimp, quindi voi non dovete fare niente, è tutto automatizzato. Qui c'è una slideshow, è comune a tutti i nuovi siti più moderni il fatto che sotto il menu, sotto l'header, ci sono delle slideshow, sono chiamate, cioè delle immagini che scorrono, vedete? Sono delle immagini che scorrono. Questo è un sito responsive, quindi se lo andate a vedere poi dal telefono vi cambia, il menu non è più orizzontale, come vi dicevo prima Aurora, diventa verticale. Quindi è già ottimizzato, è tutto ottimizzato per il mobile. Avete poi le categorie, avete un testo relativo, diciamo, a quindi pubblicitario, ovviamente, quindi con l'utilizzo dell'iconografia. Vedete, quindi i siti comunque, diciamo, questo è un sito moderno che fa uso di queste tecniche nuove, quindi si fa uso di immagini a tutto schermo, quindi widescreen, si parla di immagini widescreen, quindi vedete che non c'è limite in pratica, viene estesa per tutta la pagina. Si fa uso di iconografia e poi qua in fondo ci sono i partner e vedete nel footer cosa c'è, questi sono i widget, questi qui nel footer, quindi orario di apertura, dove siamo, newsletter di nuovo, e qui nella newsletter c'è iscriviti alla newsletter per ricevere subito il 10% di sconto, quindi nel footer si ribadisce il fatto che, ok? E poi ci sono i contatti con la privacy policy, ok? Dunque, andiamo quindi a vedere per esempio lo shop.
se entriamo, quindi ci sono tutte le categorie qua, andiamo su sedute, abbiamo le sottocategorie, quindi sedie per esempio, e poi all'interno di sedie abbiamo interno ed esterno. Se andiamo in interno, è ancora sottocategorizzata, abbiamo stile rustico e moderno. Quindi questo è il percorso finale. Allora, vedete che qui, che cos'è questo? Chi è che se lo ricorda come si chiama questa cosa qui? Si chiama breadcrumbs. È il percorso, quando mi ero sbagliato che avevo detto Hansel and Gretel anziché pollicino, almeno me lo ricordate. Quindi è il percorso a ritroso. Ecco, e quindi qui praticamente ha la struttura di un e-commerce, solo che non è un e-commerce perché? Perché quando voi, quindi vedete com'è strutturato, abbiamo la ricerca dei prodotti, le categorie, quindi qua abbiamo tutte le categorie, ritroviamo le categorie dello shop, e quando voi cliccate su un prodotto, all'interno non avete il pulsante aggiungi al carrello, ma che cos'è questa? La call to action, e vedete com'è ben visibile, perché penso che sia anche da lontano visibile, no? Quindi deve essere un pulsante perché l'obiettivo dei proprietari del sito è proprio quello di ottenere una richiesta di informazioni. Quindi io richiedo informazioni e compilo il modulo e clicco invia, automaticamente viene inviato il tutto ai proprietari. Quindi qui ho un'altra slideshow, quindi vedete più immagini, anche ambientate. Posso ad esempio ingrandire un'immagine e quindi scorrere poi tra le varie immagini, ok? Avete il pulsante dello share, del condividi. Potete condividere questa immagine su Facebook, su Twitter, inviarla a un amico tramite mail, e poi vi ricordate il PIN. Vi ricordate quando vi dicevo è importante inserire il pulsante PIN, PIN IT, quindi il pulsante in modo che io che magari ho Pinterest vedo questa serie e l'aggiungo alla mia bacheca con il pulsante PIN, oppure se c'è anche Google Plus. Descrizione, recensioni 0, non ci sono recensioni, e poi ci sono i prodotti correlati, quello che si chiama cross selling, è una tecnica che si utilizza nel marketing, quindi si fa vedere per ogni prodotto si fanno vedere dei prodotti simili. Quindi il cross selling sono dei prodotti simili della stessa fascia, diciamo. Invece l'upselling significa far vedere un prodotto di categoria superiore. Quindi ad esempio io guardo una macchina fotografica che costa 150 euro e magari come upselling mi viene fuori una macchina fotografica che ne costa un pochino di più, 200. Quello è l'upselling, quindi io faccio vedere all'utente qualcosina di più, in modo che magari mi acquista qualcosa che... Okay? Quindi sono tecniche che comunque anche con WordPress potete gestire tutto. Ora, quindi in questi pochi minuti che rimane entriamo nel back-end, va bene? In questo caso non è WP Admin perché è stato cambiato, ma è Login, però ricordate che dicevo può cambiare. Ecco, quindi è stata personalizzata anche l'immagine di Login, vedete, rispetto a WordPress, prima che trovate il logo di WordPress. Cioè, voi non vi accorgete che è fatto con WordPress, insomma, a meno che non siate degli esperti. Quindi è comunque tutto personalizzato. Questo, con un tema gratuito, non potete farlo. Quindi io entro. Ecco. Allora, vedete qua com'è molto più lungo questo? Quindi oltre alle pagine, media, articoli, si trovano anche altri elementi che ora non vi farò vedere, però sono tutti elementi che propri del tema. Ad esempio, se io vado su aspetto, vedete Theme Option, di solito tutti questi temi sono in inglese, quindi nelle impostazioni in Theme Option io ho la possibilità praticamente di andare a modificare tutti gli elementi che invece voi prima non avevate la possibilità di modificare. Quindi, per esempio, tanto per farvi un esempio, vedete qui c'è il logo, le icone, il layout, header, footer, qui il footer, l'header, la sidebar, i colori, lo stile, li gestite tutti
dalla pagina, diciamo. Ora, non è che voglio entrare nel dettaglio. Ecco, lo scopo qui qual era? Quello di farvi vedere il modulo dell'e-commerce. Quindi avete WooCommerce e prodotti, che sono i due elementi che vengono aggiunti da WooCommerce. Allora, cosa? Se andate su prodotti e poi vedete di nuovo prodotti, trovate qui l'elenco di tutti i prodotti. Ne prendo uno come esempio ed è praticamente simile un po' a quello che avevamo visto prima. Questo, qui siamo proprio dentro un prodotto, quindi è quello che voi dovreste fare quando se voi avete un e-commerce realizzato con WordPress. Questo è compito vostro, perché a un certo punto poi la web agency magari vi caricherà un certo numero di prodotti, però poi sarete voi ad aggiornarli, no? Quindi questo è quello che voi dovete imparare, insomma. Mettete un titolo, una descrizione, come prima, anche qui è visuale la descrizione. Questo è il WordPress, sempre, anche qui è stato installato il plugin SEO, quindi per ciascun prodotto potete andare a descrivere il titolo e la descrizione e poi potete incominciare a impostare un prodotto. Io ve lo farei vedere su un prodotto nuovo, quindi a questo punto caricherei un nuovo prodotto in questi pochi minuti. L'unica cosa poi vi volevo dire, ecco, si possono creare delle categorie da qui, quindi ricordate c'erano le categorie sedute, tavoli, no, sedie, sgabelle, si può fare da qui, è un po' quello stesso meccanismo di prima, quindi possiamo assegnare, vedete, questa è una categoria di primo livello e poi impostiamo il genitore e quindi creare anche delle sottocategorie. Quindi sedute è una sottocategoria di sedie è una sottocategoria di sedute. E in più, oltre alle categorie, ci sono i tag. Sì? Una domanda, te dal momento che ora sei entrato come amministratore, sì, stai modificando e aggiungendo, puoi mettere il sito offline o no? Sì, ma io ora non lo metto offline, no, perché non è che faccio delle modifiche sostanziali. Ora non aggiungo niente, vi faccio vedere come si fa, poi non vado a pubblicare. Però nel frattempo ti potrei poi modificare pagine, salvarle e pubblicare tutto successivamente o no? No, può mettere praticamente il sito in stand-by, praticamente, in modalità di manutenzione, però cioè, poi no, viene attenzione perché poi da Google per il discorso di pubblicizzazione è un po'. Trova il sito che non è pronto, insomma, okay. Trova un blocco. Ecco, potete mettere tutti i tag, vedete quanti tag ci sono. Quindi per il tag serve per fare una ricerca sulla base del ad esempio, se io ho un tavolo in acciaio o in legno, inserisco come tag acciaio legno, poi posso fare una ricerca quindi di tutti i tavoli che sono fatti in acciaio. Quindi i tag servono per fare delle ricerche mirate. È un po' anche si vede anche nei blog, ci sono i vari tag, no? Sono delle parole, un po' il concetto anche dell'hashtag. L'hashtag consente di riunire dei contenuti simili. Anche qui avete la possibilità di categorizzare tutto. Allora, facciamo quindi l'aggiunta di un nuovo prodotto velocemente. Come fai paglia di VM è scritto più piccolo? Cioè, come? Notavo che paglia di VM è più piccolo, ha un carattere più piccolino e anche. Dove? Cioè serve per No, perché sono quelli più utilizzati, quelli più grossi. Certo, quelli più grossi sono quelli più che sono più utilizzati dagli utenti e dai prodotti. Quindi ci sono più prodotti con quel tanto. Sì, però poi dopo l'utente in genere non ha questa. Cioè, se voi ora non abbiamo molto tempo, però cioè, quando voi entrate dentro avete la ricerca, prendiamo un prodotto, dentro un prodotto, qua sono elencati tutti i tag, però non per importanza, sono tutti così, vedete? Tutti uguali sono qui. Ok, aggiungiamo quindi un prodotto. Allora, LAN tavolo è il titolo di questo prodotto, quindi io inserisco LAN tavolo, inserisco, ecco, tavolo allungabile in legno e metallo, è una descrizione breve, la inserisco qua e mi viene scritta subito sotto il titolo, la descrizione breve del prodotto. La descrizione lunga la inserisco qua, quindi sarebbe questa,
qualcosa. Quindi, qua inserisco la descrizione lunga, posso poi aggiungere l'immagine. Vedete, l'immagine di evidenza è quella che si vede all'inizio, ok? Ora non faccio tutto perché poi non abbiamo il tempo, insomma, poi se no ve ne andate, quindi diciamo che, però, allora, questa è l'immagine di evidenza, quella che vedete già da fuori. Tutte le immagini che stanno dopo le inserite nella galleria del prodotto. Poi, su generale, potete mettere il prezzo di saldo e di listino, scegliete la tassazione che avete, dovete scegliere già in anticipo, potete, nelle impostazioni potete scegliere le tasse, potete mettere la spedizione, anche qui potete mettere, avete scelto voi vari tipi di spedizione, e vari articoli collegati, vedete, upselling e cross-selling. Se volete, inserite voi quali sono i prodotti che volete suggerire all'utente in modo da acquistare in app o cross-selling. E dopodiché, l'inventario, insomma, potete gestire il magazzino e quindi dare una disponibilità al prodotto. Aggiungere, ecco, importante, descrizione, la categoria, quindi tutte le, qui nella categoria mettete la categoria del prodotto, e poi i tag, ok? E poi se fate pubblica lo pubblicate, se fate anteprima, vedete un'anteprima di questo, quindi come dicevo prima io avrei fatto l'anteprima per farvi vedere come veniva, però non lo avrei pubblicato, insomma. Comunque è abbastanza semplice, no? La gestione. Più o meno, io spero, insomma, con questo tempo di avervi dato dei video.